facciamo festa perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa. Carissimi, carissime abitanti di questa bella città, punto significativo di riferimento per un'ampia zona della nostra Lombardia e della nostra cara diocesi ambrosiana. Perché da quasi 300 anni si ripete questo trasporto di un crocifisso, certo bellissimo, dalla lunga tradizione? Perché così numerosi e in una grande maggioranza anche così consapevoli, e in tutti coloro che hanno fatto corona al crocifisso, almeno memori, tanti, tantissimi, ne ho visti fare il segno della croce, scoprirsi il capo. Perché? Perché l'arcivescovo ha accolto l'invito di Monsignor Preosto, di tutto il clero, del Consiglio Pastorale, di tutte le associazioni, a compiere questo gesto così significativo per la vostra storia, per la vostra città? Io credo che in ultima analisi il perché stia proprio in questa affermazione contenuta nel brano evangelico di Luca, che ci parla del Padre misericordioso. Come Papa Francesco continuamente ci ripete, il Padre è fedele, è divenuto in Cristo Gesù il Dio vicino, viene al nostro incontro, al tuo incontro, al mio incontro, nonostante i nostri limiti, le nostre fragilità, i nostri peccati. È impressionante nel Santo Vangelo vedere come i peccatori cercavano Gesù, i giusti, un po' come il fratello maggiore, volevano costruire recinti, si ritenevano già a posto. Allora io credo che sia un'enorme benedizione per la vostra città questo gesto straordinario di popolo, perché noi non siamo una massa, ma ciascuno di noi in questo momento sta davanti al crocifisso come uno che vuole la sua misericordia, cioè il suo perdono. Infatti, cosa vediamo noi nel crocifisso? Vediamo la singolare, strana, per noi inconcepibile quasi, logica, modo di muoversi, stile di Dio, l'Onnipotente Dio. Solo Lui conosce il futuro, il mio, il tuo, il nostro futuro. Noi lo possiamo conoscere solo dopo che è capitato, lo conosciamo solo attraverso il presente per il suo passato, molto, molto poco. Ebbene, colui che è onnipotente si fa trattare in Gesù come un peccatore. San Paolo dice si fa
trattare da peccato lui che non conosce peccato per salvarci. La parola salvezza contiene altre due parole importanti: liberazione dalla morte, liberazione dal peccato. Ci apprestiamo tutti quanti a visitare i nostri cari trapassati nei nostri cimiteri. Perché ci andiamo? Non soprattutto per una nostalgia, non soprattutto per guardare indietro, ma perché sappiamo che il nostro destino è rivederli nella speranza certa dentro la gloria amorosa della Trinità. La morte, anche se resta bruttissima, anche se psicologicamente ci fa paura, in ogni caso noi sappiamo che qualcuno, lo vogliamo per tutti, lo chiediamo per tutti, per coloro che sono sulla strada, nella povertà estrema, dimenticati, ingiustamente trattati, qualcuno ci porta fin lì, ma a un millimetro di distanza il Padre di misericordia ci prende la mano e ci attende. E poi Gesù ci libera sulla croce da quella forma terribile di morte che è il peccato, che ci porterebbe, se non domandiamo perdono, alla seconda morte, alla morte definitiva del nostro allontanarci da Gesù e da Dio. Ecco allora il crocifisso per le strade, ecco la bella iniziativa del crocifisso nelle parrocchie per ricordarci che cosa? Che il dolore della passione, il dolore della croce di spine che la vostra pietà ha voluto rendere d'oro, ma croce di spine resta, corona di spine resta. Questo dolore non è l'ultima parola che il crocifisso ci dice. L'ultima parola è la parola amore. Le sue braccia allargate toccano il cuore, la mente, l'azione di ciascun abitante di Saronno, di tutta quanta la comunità pastorale a lui dedicata, e noi sappiamo che l'amore oggettivo, effettivo, l'amore che vuole il bene dell'altro per l'altro, l'amore che non strumentalizza l'altro a se stessi, ebbene questo amore è personale. Giunge ora ad ognuno di noi, ai nostri cari, a quanti ci seguono, ammalati, anziani o che non hanno potuto intervenire attraverso la radio. Parla a tutti, anche a chi vive un'esperienza di altra fede, di altra religione, anche a chi dice di non riuscire a credere, di non poter credere, anche chi dice di essere ateo. L'amore parla un linguaggio universale e l'amore di Gesù è il bell'amore, il vero amore, perché Gesù ama in ogni istante come se fosse l'ultimo istante. E soprattutto ama per primo, prende l'iniziativa di amarti, di amarmi, di amarci, senza nulla aspettare in cambio. E allora possiamo, carissimi, affrontare con magnanimità, toccati dall'amore di Gesù crocifisso, gloriosamente risorto, possiamo affrontare il campo del mondo. Come? Vivendo nello stile di Gesù i nostri affetti, accettando le prove che spesso essi ci domandano, affrontando questo tempo difficile per il lavoro, soprattutto per i giovani,
concependo il riposo non come uno staccare la spina, ma come l'andare in profondità nella vita di famiglia, di quartiere, attraverso la realtà dei nostri oratori, delle mille forme associative che qui vedo. Affrontiamo il grande compito, lo dico soprattutto per i genitori e per i nonni che hanno una grandissima importanza, affrontiamo il grande compito della generazione futura attraverso la messa al mondo di figli e la loro educazione. Allo stesso modo prendiamo sul serio il compito dell'edificazione di una vita buona dentro la nostra società. Noi cristiani battezzati sanno che la nostra società ormai è plurale, non vogliono alcuna egemonia, non vogliono favori straordinari, vogliono solo proporre il loro stile di vita, narrandolo, raccontandolo, accettando di paragonarlo con quello degli altri, perché ci si possa riconoscere, valorizzare le diversità e tendere attraverso questo riconoscimento ad una vita buona, sostenuta da un buon governo. Affetti, lavoro, riposo, educazione, edificazione della società giusta e condivisione del bisogno di ogni fragilità, della malattia, della morte, delle prove morali a cui spesso siamo sottoposti. Tutto questo è il modo attraverso il quale il cristiano vive nel campo che è il mondo e non ha paura della zizzania, perché sa che prima della zizzania viene il buon seme. Affidiamo allora tutta questa comunità pastorale al crocifisso e tendiamo come un filo rosso verso lo straordinario e bellissimo santuario della Vergine che questa città custodisce, famoso per l'arte, ma ancora di più per la fede di questo popolo, luogo dove il perdono del Signore arriva per chiunque lo domandi. Devo chiudere questa riflessione prima della benedizione dicendo un grazie particolare alla comunità pastorale del Crocifisso di Saronno per il gesto molto generoso che ha inteso fare in favore del restauro del nostro seminario diocesano, che anche grazie al vostro contributo è stato possibile unificare nella storica sede di Venegoni. Ho visto attraverso il rapporto che mi è stato inviato con quale serietà, con quale impegno gli organismi di partecipazione ecclesiale hanno preso con consapevolezza questa decisione e di questo voglio ringraziare pubblicamente tutti voi, perché è una modalità dalla quale si vede la forza della comunione che ci lega. E da cosa si vede? Si vede dal fatto che il tutto viene prima della parte e noi abbiamo bisogno che in ogni frammento brilli il tutto. L'amore per il seminario e per la vostra e nostra amatissima diocesi è stato ciò che vi ha spinto, pur essendo voi nel bisogno materiale, anche le nostre comunità vi ha spinto a questo dono e di questo l'arcivescovo vi è particolarmente grato. Ora
ci apprestiamo a ricevere la benedizione della Trinità, forse noi troppo raramente riflettiamo sul fatto che noi ci riferiamo alla Trinità attraverso la croce. I due misteri che sono la sostanza della vita cristiana sono così uniti. Ebbene, portate la benedizione della Trinità e l'abbraccio affettuoso dell'Arcivescovo a tutti coloro che incontrerete, a quanti vedrete nelle vostre case, a quanti incontrerete domani nel mondo del lavoro, della scuola, dell'università, a tutti, e in modo particolare ai bambini, agli anziani, agli ammalati, a quanti sono nell'ombra della morte, ai più poveri e ai più bisognosi, e che la Vergine dei Miracoli possa in questo bel vespero farci percepire sempre più in profondità che Dio ci ama, ci è vicino e ci accompagna. E se Dio è con noi, chi, cosa sarà contro di noi? Amen. Nostra vita si compia sempre la volontà del Padre, cantiamo insieme la preghiera del Signore.
il sangue prezioso del tuo figlio unigenito ha reso sacro, o Dio, l'emblema della croce e ne ha fatto un simbolo di salvezza in virtù della gloriosa resurrezione. A quanti si gloriano di seguire questo santo vessillo, concedi la tua misericordia e protezione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Grazie Eminenza per le cose splendide che ci ha detto e per aver accompagnato, presieduto questa processione. Ora Sua Eminenza desidera salutare gli ammalati e poi, mentre noi portiamo il crocifisso dentro, lo bacerà per primo, poi siete tutti invitati a entrare per il bacio al crocifisso. La raccolta che faremo all'interno della chiesa sarà per il fondo cittadino di solidarietà che sta aiutando tanti progetti per le persone più bisognose della città. Grazie, buona serata.